Buongiorno. Buongiorno. Che bel posto. Buongiorno. Hai visto che roba? Tanta roba. Sono un po' di moto che schienano come i pazzi. No, vabbè. Finito il latte? No, un melone, cavolo, è da fare sto melone, se no va male. Le uova, perché c'hanno le uova qua? Ma com'è sta storia? Tutto ciò, c'è del latte? Sì, c'è del latte. Bella. Attenzione, è il primo giorno che saluta e non mi manda a cagare. No? È solo da toglierteli e non dimenticarli in giro. Tipatico. Fa caldo, Ceri! Ceri! Oh, papi 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 papi. Niente. Grandi raga! Yo! Stiamo scendendo dal Col di Soar, andiamo a Molin en Kera. C'è un posticino che avevo scoperto l'anno scorso grazie ad un amico, che merita un sacco. Questa strada è pazzesca, veramente incredibile. Che figata paurosa, che figata paurosa. È veramente un posto incredibile, sembra di essere sulla luna. Guardate che roba, è troppo figo. Adesso mi fermo qua e faccio una bella panoramica.
Stiamo andando verso un colle di cui non ricordo il nome, che dovrebbe essere a 2100-2200 metri, posto bellissimo. Forse non faremo il fuoco perché è venuto giù un sacco di acqua, però il panorama merita. Forse non oggi perché ci sono un po' di nuvole, però domani spero che il tempo possa migliorare e farci godere di una bella vista. Yo. Allora, un posticino è tipo questo, ma penso che andremo in cima al colle, che è lì. Arrivati! Finalmente, per fortuna non c'è nessuno. Che spettacolo. Qui non si vede adesso, ma c'è un panorama niente male. Vado qua sopra perché c'è un posticino molto carino dove c'è una casettina. Con il sole ci sarebbe anche un bel panorama, ma ovviamente adesso diluvia, ci sono 10 gradi e non si vedrà nulla. Però merita. Quando fa freddo ti senti vivo. Voglio avere freddo più spesso. Che c***o di figata correre sotto la pioggia. Non so perché, ma ci sono dei momenti, dei periodi, degli istanti. No, l'istante è più breve però di un momento. Non lo so, vabbè. Non stiamo qui a perderci in chiacchiere, però ci sono momenti in cui ho bisogno di correre forte, ho bisogno di correre e avere male alle gambe, scivolare, aver paura di cadere, ma non cadere. Però la paura ti tiene attivo. Oh porca puttana, le mucche di merda, minchia raga, mi sono cagato addosso. Ok, bene. La paura ti tiene vivo, stavo dicendo. Ed è assolutamente vero. È una cosa che dico sempre anche quando mi scrivete, vorrei andare in tenda, ma ho paura. E se avete paura, non dovete vergognarvi. Avere paura è bellissimo. Sì, però mucche, fate dei versi, fate qualcosa, perché se... Ecco, adesso mi cago addosso. Poi c'è sto sentiero che è tutto in contropendenza e scivola un botto, anche se gli scarponcini, mi pianto dei drift senza senso. Sto inquadrando a caso, lo dico. C'è un lato del mio carattere che amo quanto odio, ed è l'essere istintivo, no? Tipo adesso un po' lo odio e un po' lo amo. Lo amo perché sono qua. E se ci avessi pensato sarei rimasto fermo, non mi sarei mosso. Se invece lo guardo da un altro punto di vista, sono andato a camminare sotto la pioggia, sudato marcio, con gli occhiali, e non ha senso perché poi si appannano tutti gli occhiali, quindi non ci sto vedendo granché. Cos'è quella casa? Voglio vederla.
Questa sembra una strada, ma molto, 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 molto stretta. Attenta. Corri e non guardarti mai indietro. Nemmeno quando stai per esplodere. E nemmeno quando stai per cagarti addosso. Perché devo fare la pupù. Dove vado? Io devo tornare qua. Sommet Boucher, 3 km. Da un'ora. Io ci ho messo un po' meno. Non so quanto di preciso. Non sono neanche sembrati 3 km. Ma taglio di in giù. Così faccio un po' più di salita. Perché... non so, sono quei momenti in cui ho voglia di faticare, cazzo. Voglio arrivare al van e dire, ok, sono stanco, voglio... mi merito una bella doccia calda. Però la prossima volta lenti a contatto, perché è davvero fastidioso così. Tra l'altro ho conciato i pantaloni e gli scarponi un po' schifo. Non pensavo ci fosse... sto fango, sta cacca di vacca, però va bene così. Domani, se fa bello, lavo tutto. Uè, c'è il telepass qua. Tanta. Uè, un fulmine. Sono bagnato dalla testa ai piedi, credo. Non ho freddo perché pur essendoci tipo 9 gradi sono comunque sudato marcio, però se dovessi fermarmi sicuramente lo sentirei parecchio. 9 gradi comunque fa freschetto, per fortuna non tira troppa aria, ho solo voglia di una doccia calda, ma calda calda. Meno male che prima ho acceso il boiler, così c'ho la mia acqua a 60 gradi. 60 sono esagerati, però il boiler la scalda fino a 60, che ovviamente sono eccessivi, però mi permettono di utilizzare un po' di acqua calda e un po' di acqua normale, così da miscelarla insieme e avere sempre acqua calda. Tanto per una doccia bastano 7-8 litri più o meno. In realtà non sono mai riuscito a calcolare sul mio camperino, però quando andavo in tenda avevo una sacca da 20 litri, una doccia solare nera che si metteva al sole, si scaldava l'acqua e poi ci si faceva la doccia, e riuscivo a farmene anche 3, quindi 7, 14, 21, sì, più o meno sì, 7 litri a doccia. Poi voglio dire, quando puzzi come la morte, anche solo un litro d'acqua addosso e un po' di sapone di Marsiglia è oro. Bei tempi quando andavo in tenda, cavolo. Ero più... apprezzavo di più forse, sapete? Forse apprezzavo di più. E forse ho bisogno di... cioè, quello che sta succedendo in questo periodo mi sta servendo... mi sta servendo, italiano. Vabbè, mi serve un sacco per essere più grato di tutto quello che mi succede. E dopo 3 anni e mezzo mi ero quasi abituato alle albe che ho sempre visto, ai tramonti che ho sempre visto, alle stellate che ho sempre visto negli ultimi 3 anni e mezzo, 1200 giorni di vita in camper. E abituarsi è fottutamente brutto. È brutto perché poi hai bisogno di sempre di più. E invece bisogna guardare sempre... sempre con gli occhi di un bambino, un'alba, un tramonto, una via lattea. Un po' come era successo con l'aurora boreale. L'ho vista 3 volte nel mio viaggio in Norvegia del novembre 2017. Per 3 volte ho pianto come un bambino. E non mi vergogno a dirlo perché è stata un'emozione fortissima. E vorrei tornare a vedere così quella che può sembrare una semplice e banale alba, un semplice e banale tramonto, un semplice e banale
Via Lattea, stellata, luna. Vabbè, pensieri, pensieri, volevate i pensieri? Eccolo, voilà, diari pensatore che riflette sotto la pioggia. Forte, eh? Beh, magari per molti ho detto una marea di stronzate, chi lo sa. Vabbè, ma un lupetto? Io voglio vedere il lupo, ragazzi. L'ho visto solo una volta in quarantena, lontano, e ovviamente non avevo e non ho la certezza che fosse lui. Lupetto? Vabbè. Piove fottutamente tanto. E beh, questa giacca, che ormai quasi 3 anni, direi che non è più impermeabile. Non lo è più da un pezzo, in realtà. Fulmine. Però che figata la pioggia, cazzo, veramente figa. Ora inizio a avere un po' freddo, però è figa, è fichissima la pioggia. Sto già svarionando, cioè in realtà sto svarionando da un pezzo, credo. Così, da sobrio, senza aver bevuto nulla. Fumare non fumo, droghe non ne prendo. Quindi, boh. Ieri pensieroso. Che cazzo. Allora, la situazione è che sta piovendo tantissimo. Io sono sudato come una, non so, una bestia. Non vedo praticamente nulla, perché gli occhiali sono appannati. Ma senza occhiali, ah, ma forse è meglio vedere con meno 2,50 in meno. Però vedere, perché con gli occhiali appannati sembra che ci sia nebbia, visibilità un metro. Sono un po' stanco e poi altre cose non si possono dire, no? Che forse non verrei capito come spesso accade, forse perché sono io, eh. Dovrei chiedermi perché non vengo capito spesso, no? E sai, quando uno cresce dice, ma come mai tutti ti dicono sta cosa? E spesso non sono tutti, sei te che sbagli. Però vabbè, lo capirò forse un giorno. Non sto vedendo veramente nulla, ma nulla. E sta piovendo tanto, ma tanto tanto. Vabbè, alla fine tra una cosa e l'altra ho fatto qualcosa come 7 km, 8, non lo so di preciso. La salita mi ha scaldato un po', anche se sono tutto bagnato. Cappello, giveaway, giacca sotto lì, maglietta, pantaloni, scarponcini, calze, tutto. Voglio solo una doccia calda e magari mangiare qualcosa. Boh, ci vediamo con un'altra riflessione magari più avanti. E basta, la finisco così, ciao.